Tempo fa, nel servizio Tutti Jet di Italiani, vi abbiamo raccontato quanti aerei privati sono immatricolati in Italia. In questo paese ci sono circa 2000 aeroplani privati. Sono quegli aeroplani che sono a disposizione di persone particolarmente facoltose. 604 di questi velivoli, ciascuno dei quali ha un valore commerciale di circa 35 milioni di euro, è intestata ad un proprietario che dichiara meno di 50.000 euro lordi all'anno di reddito. E io pago! 604, 35 milioni, ma 21 miliardi e 140 milioni di euro di valore, eh? Sappiamo perfettamente che sono numeri assolutamente inventati. 600 jet in Italia non si sono mai visti da nessuna parte. Sono numeri falsi e facilmente verificabili. ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, ha un registro degli aeromobili italiani. Si può tranquillamente verificare quanti sono gli aeromobili immatricolati in Italia. Chi può dunque permettersi un jet privato? Siamo andati a informarci. Ci troviamo al Palexpo di Ginevra presso l'aeroporto internazionale, dove vi porteremo a visitare il più importante air show, la più importante manifestazione per quello che riguarda l'aviazione d'affari d'Europa, EBACI 2015. Questa è l'esposizione statica delle EBACE dell'EBACE 2015 qui a Ginevra. Stiamo vedendo velivoli di tutti i tipi, dai trimotori, gli enormi Falcon con un valore di 150 milioni di euro, ai più piccoli, ma non per questo meno importanti, Cessna Citation M2. Questo è un aereo che può trasportarvi tranquillamente da Roma a New York in una decina di ore. E in effetti questa è un'informazione errata, servono solo 7 ore per andare da Roma a New York, 7 ore extra lusso alla cifra di 5.500 euro ogni 60 minuti però. Se vi state chiedendo se è possibile acquistare questi jet usati, di seconda mano in questo caso, per risparmiare qualcosa, la risposta è sì, certo. The Jet Business è un'azienda specializzata in compra e vendita di questo tipo di mezzi, un Falcon 7X trimotore del 2010, completamente registrato nelle manutenzioni della casa madre. Se volete dei dettagli, non esitate a chiederli. Ma sì, usato sicuro, ci può stare, ma se volessimo un jet nuovo di zecca, quale sarebbe la quotazione? Per l'acquisto di questo velivolo Gulfstream 650ER, ER Extra Range, so, quindi extra autonomia. Questo velivolo parte da un prezzo basico di oltre 220 milioni di euro. Ma allora, ci sono veramente 600 o più proprietari di jet privati in Italia? Di questi 600 velivoli che sono stati citati, ai quali viene dato un presunto valore di 35 milioni di euro ciascuno, in realtà poi i velivoli di proprietà di persone fisiche in Italia sono assolutamente molti di meno, in realtà sono 6. 6? Le autorità competenti in materia interpellate hanno confermato informazioni certe solo su 6 jet privati immatricolati in Italia. E io pago! Ho capito, forse sarà meglio cercare un tipo di aereo più adatto alle nostre capacità.